Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Oggi voglio farvi vedere come installare la barra duomi anteriore sul BMW 328. Non è in realtà una cosa così complessa, però diciamo colgo l'occasione per farvi vedere il componente che ho acquistato e diciamo il montaggio, che alla fine è molto veloce. Si tratta solo di andare a svitare le viti sopra i duomi anteriori e andare a riavvitare con la barra duomi installata, quindi una cosa abbastanza rapida. L'ho acquistato su eBay, vi lascio il link in descrizione se ci sono ancora, onestamente non lo so. Sembra un componente abbastanza di qualità, comunque è in acciaio, regolabile, e quindi spero sia comunque un buon componente. Andiamo a vederlo insieme. Come potete vedere è cromata, è regolabile, come si può vedere c'è la filettatura con il dado, è svasato, non so come dirlo, comunque ha la forma del duomo così da poterlo accoppiare al meglio possibile. E quindi niente, oltre questo è arrivato un simpatico adesivo che andrò ad attaccare ovviamente lì. E come ci suggerisce l'etichetta che sta sulla protezione della barra, è praticamente adatta a tutti, quasi tutti i modelli di BMW serie 3 coupé. Quindi basta che il vostro serie 3 sia dotato di 6 cilindri e che sia benzina, quindi il 320, il 23, il 25, il 28 e il 30. Ovviamente va bene dagli anni dal 98 al 2007, quindi tutta l'annata della E46. Detto questo, spostiamoci sul vano motore. Allora ragazzi, ho montato la barra duomi, è molto carina, però ho notato dei difetti, vi faccio vedere subito. Allora, questa in sé è la barra duomi, molto bella in alluminio così cromato, mi piace veramente tanto. L'unica cosa, ecco, questa piastra fitta bene come avete potuto vedere, mentre questa di qua probabilmente la piastra non è diciamo fatta bene, ecco, perché questo foro avrebbe dovuto combaciare qua e quest'altro con il perno di centraggio e l'ammortizzatore. Inoltre ho dovuto crearmi un'asola per far sì che la piastra non toccasse il perno, quindi anziché andare a limare il perno ho modificato la piastra, e tanti saluti. Poi una cosa che non mi fa impazzire molto è che diciamo le staffe che tengono la barra non sono perfettamente in linea con quelle che stanno lì dietro, quelle lì mi sembrano un pelo disallineate, il che diciamo probabilmente non fa lavorare proprio perfettamente la barra duomi. Quindi ecco, diciamo è un prodotto economico e si vede da queste comunque imperfezioni, però per il resto fitta bene, è molto bella, ci sta veramente bene e sono contento.
Ok ragazzi, il video termina qui. Spero che vi sia piaciuto e in tal caso lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al mio canale YouTube, seguitemi su Instagram MitchTuning. Io vi saluto, ciao a tutti ragazzi.